Abusi sessuali su donne e ragazzine, rapimenti, attacchi a scuole e ospedali sono solo alcune delle violenze perpetrate dai gruppi armati che si contendono il territorio della Repubblica Democratica del Congo e le sue ingenti risorse, dai metalli preziosi agli idrocarburi. Quella del Congo resta una delle crisi umanitarie più complesse e prolungate dell'Africa, ad oggi con oltre 27 milioni di persone bisognose di assistenza umanitaria. Un conflitto spesso dimenticato. In tutto il paese si contano oltre 5 milioni e 6 di sfollati interni, causati soprattutto da guerre tra gruppi etnici e scontri tra esercito regolare e le numerose sigle combattenti, almeno 130 nelle sole province orientali del Kivu. Abijava, 24 anni, racconta. Sono fuggita dal mio villaggio con i miei quattro figli. La situazione era terrificante. Sono fuggita da sola, senza mio marito. Ho passato una notte nella foresta prima di arrivare qui in questo villaggio. Mio marito è scappato con altri due dei nostri figli. Non so dove si sia rifugiato. Non so se è vivo. La mia vita è difficile e la mia salute è compromessa. Yanja, 15 anni, è fuggito dal suo villaggio con il nonno. Non ha notizia dei fratelli. Non ho amici in questo villaggio, è molto difficile adattarsi, anche a scuola. Se un giorno la guerra finisse, vorrei tornare al mio villaggio. Studiamo in cattive condizioni, quando piove dobbiamo andare da qualche parte per ripararci. Non ho amici in questo villaggio, ho solo un'attività, andare a scuola. Cambia la loro storia è la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi lanciata da Action Aid per fornire assistenza umanitaria alla popolazione sfollata nell'est del paese. Nelle province del Sud Kivu e del Maniema sorgeranno nuove scuole per garantire il diritto all'istruzione a migliaia di bambini e 3 centri polifunzionali destinati in particolare alle donne, concepiti come spazi protetti dove ricevere tra l'altro assistenza medica.